Mio padre durante la guerra ha portato praticamente sul confine in Svizzera degli ebrei, sì, parecchi, e sulla Grassonega Trinité, dove c'è adesso l'hotel Muscatelli, c'era il presidio dei tedeschi. Loro passavano a mezza montagna per evitare. Quindi portava verso il Gabiet, Monte Moro, verso la Svizzera. E quando venivano a combinare per andare, questi erano dei giovani, poi arrivava di tutto, arrivavano anche persone anziane con scarpe poco adatte. Allora papà, quel che riusciva, aiutava, sì, ma l'ha fatto diverse volte. Adesso io non ero neanche ancora nato, io sono nato dopo la guerra, nel 47. Però parecchi, e poi tanti arrivavano qui con le valigie, e figuriamoci andare attraverso. Allora loro delle valigie sono ancora rimaste lì in casa per anni, mai più visto nessuno. Non so perché fine hanno fatto poi. Sì, Bergo che adesso ormai non crollando più. Beh, passavano a metà montagna, c'era un sentiero, ma di notte poi, di notte. Poi c'era proprio anche gente non allenata, gente che la montagna l'ha mai vista, pure con pazienza, pian pianino è riuscito a portarmi là. Adesso sono tutte persone, cioè mio padre, lui era guida alpina, quindi la montagna la conosceva molto bene. E altri giovani hanno provato, ma non è facile perché c'è anche un po' di preoccupazione, perché se ti prendono. Fucilazione. Bravo, bravo. Un altro fatto, c'erano questi giovani che stavano giù a Biella, Sì, Biel, sì. e erano venuti a parlare col papà per aggregarsi a questi altri che andavano. Constatato che questi erano anziani, quei giovani hanno detto di no, non sono troppo anziati. Il giorno stesso sono venuti i tedeschi, li hanno presi e li hanno poi buttati nel lago. Sì, che mi hanno raccontato, però mio papà li sapeva tutto. Questi qui, se andavano, erano salvi. Invece c'erano questi anziani, no, sono troppo anziani. Loro erano più in forma, la sera sono venuti, li hanno presi, 4-5. E poi mio papà gli hanno anche dato un riconoscimento a Torino per queste cose che aveva fatto. Ma da chi a Torino? Gliel'ha dato, cioè consegnato, gliel'ha consegnato Fassino, loro il Sì. sindaco, però era un'organizzazione. Io ho lì l'attestato, un'organizzazione ebraica, non proprio lo Stato, erano gli ebrei qui che sono qui in Piemonte, esattamente c'ero proprio lì per quello che aveva fatto. Anche dei clienti lì che vengono qua al tennis, e lui ha trovato un libro dove c'è sul nome di mio papà, sì, su questo libro. Però adesso non so dirne un numero, magari, ma almeno 60-70, 60, ok. Grazie per occuparti. però proprio gente inesperta totale. So che i giovani venivano a parlare, poi chi veniva per andare, allora li organizzavano un po' perché erano proprio cittadini, non lo so, io poi ero piccolino. Poi lui non era uno che si Sì, vantava. vantava, no, mai. Che poi lui è stato la guida alpina dell'allora presidente Luigi Einaudi, presidente della Repubblica. Portava anche in montagna questa gente qui. E Einaudi ha portato. Sì, io Bello sto. era molto calmo la persona, ha fatto anche delle scalate sul Monte Rosa Sì. abbastanza Spesso. fantastici. Ok. Poi altro non so cosa dire. Grazie, grazie mille, grazie. Prego, prego, fate piacere.